Ditemi voi se questo è un paese normale, c'è il PIL che non cresce, ci sono molti poveri, abbiamo il reddito di cittadinanza, c'è un governo che forse sta per cadere per un buco che tutti sono convinti che si debba fare, tranne una parte di questo governo. Ebbene, in questo giorno, l'8 marzo, sapete che cosa decidono due sindacati, CUB e l'USB, di fare uno sciopero. Lo sciopero sapete per che cos'è? È per la festa delle donne, cioè in Italia si sciopera per la festa delle donne. Oggi ci sono due metropolitane a Milano che non funzionano, alcuni treni a singhiozzo, alcuni aerei che non volano. Tutto questo per che cosa? Per lo sciopero per l'8 marzo. Io penso che noi siamo un paese di cretini, lo dico sottolineando la parola cretini. Poi dopo, ovviamente, oltre che per le donne, questo è uno sciopero contro le privatizzazioni del welfare, contro la precarietà. Quindi noi si sciopera, non si lavora, e perché non si lavora? E soprattutto sui trasporti non si lavora, cioè quelli che vengono utilizzati ovviamente dalle persone che vorrebbero andare a lavorare e probabilmente vanno a lavorare con quei mezzi pubblici le persone che non sono, diciamo, non hanno l'autista, non hanno la macchina privata, non hanno la macchina elettrica che può andare nell'area B, area C, area D. Quindi in questo paese di cazzoni noi scioperiamo per l'8 marzo. La festa della donna equivale in Italia a che cosa? Contro la violenza dei maschi con le don sulle donne, cosa si fa? La violenza nei confronti di tutti quanti noi, cioè si sciopera. Io dico che trovo che in un paese in cui si riesce a scioperare per la festa delle donne, è un paese in cui non ci si deve molto preoccupare se il governo scende, sale o cade, non ci si deve molto preoccupare se si fa un buco o non si fa un buco. È un paese che è destinato a non crescere per niente. Si impedisce con un prefetto, con un'ordinanza, con quello che cacchio vuole la nostra democrazia, che si possa scioperare per la festa delle donne. Lo sciopero è un diritto sacro, per le cose serie e per i motivi seri, non per una celebrazione che è seria, ma che non si celebra con un'astensione dal lavoro, o no?